Buongiorno a tutti, benvenuti su investire.biz e ben ritrovati come di consueto alla rubrica Caffè e Mercati di oggi venerdì 10 gennaio 2020. Bene, subito diversi articoli. Bitcoin, si parla di Bitcoin, un articolo veramente molto interessante, me lo sono letto tutto, devo dire che mi trovo d'accordo, sono anch'io posizionato al ribasso su questo strumento, quindi adesso andiamo ad aggiornare anche i grafici, poi anche altri articoli in mattinata, per esempio Amplifon, quindi si parla anche di titoli, e come sempre gli interessantissimi articoli di Rossana. Andiamo però ora ad aggiornare un po' di strumenti. Partiamo da euro-dollaro, siamo in posizione al rialzo da 1.11.25. In questa situazione stiamo soffrendo leggermente, siamo sì veramente molto poco, però sono comunque 25 pips. Il prezzo sta testando ora il nostro livello di stop, come al solito io quando vado ad operare e quando vado a valutare uno stop loss tengo sempre in considerazione la rottura di questo livello e non solo il raggiungimento, fattore a mio avviso molto molto importante. Quindi anche se i prezzi continuano al ribasso nella giornata di oggi, non chiudo la posizione. Per quale motivo? Perché voglio attendere la chiusura, in questo caso giornaliera, perché l'analisi è stata fatta su time frame giornaliero. Quindi sì, stiamo soffrendo, però attendiamo, perché già ieri questa zona ha funzionato da supporto. Comunque, dopo euro-dollaro possiamo andare avanti, abbiamo già parlato di Facebook, abbiamo aperto anche un piccolo short da 217, quindi veramente sui massimi storici, con stop alla chiusura dei prezzi su time frame giornaliero sopra 219. Essendo poi io un investitore, ovviamente, un azionista di Facebook, se sale, pazienza, insomma, sono contento. Però per quanto riguarda il trading di breve termine, ho provato un piccolo short, come detto, da 2.17 con stop sopra 2.19, sempre in chiusura, per cercare di prendere un rimbalzo, per esempio, fino in area 212, piuttosto che anche più in basso in area 205. Bene, continuiamo. Anche qui, anche su Bitcoin, la stessa identica cosa. Sono posizionato al rialzo nel lungo termine, però nel breve termine sono andato ad aprire un'operazione al ribasso. Operazione che sta anche andando bene, anche se non dobbiamo cantare vittoria assolutamente, visto che sono in profitto veramente, veramente di poco. Comunque siamo short più o meno da 7.850 se non sbaglio, e sto cercando di prendere quello che può essere un bel movimento ribassista, che può portare i prezzi fino in area 6.900, primo target. Secondo target area 6.500, staremo a vedere. Per quanto riguarda invece le posizioni di un po' di lungo termine, ho ordini a $6.000. $6.000 potrebbe essere un buon livello per acquistare nuovamente Bitcoin. Continuiamo con USD CAD, siamo entrati short nella giornata di ieri. Qual era il nostro stop loss? Andiamo a fare un po' di zoom, eccoci qui. Stop loss alla chiusura dei prezzi di sopra del livello di 1.3085 su time frame giornaliero. Cosa è successo? Vedete, quello che stavo dicendo prima, i prezzi sì, hanno superato il livello, ma non hanno chiuso al di sopra e sono ritornati indietro abbastanza anche, quindi questo è un bel segnale, devo dire. Quindi mantengo le mie posizioni ribassiste senza alcun tipo di problema. Andiamo a concludere il tutto con il gold che dopo la forte salita è in fase di ritracciamento, a mio avviso, secondo me scenderà ancora. Io lo tengo in area 1535-1530, queste sono le due zone che sto tenendo d'occhio. Si può valutare due stop, o la chiusura dei prezzi sotto 1528, sarebbe uno stop veramente molto stretto. Per chi vuole lasciare un po' più di spazio, 1516 potrebbe essere l'alternativa. Bene, per oggi abbiamo visto abbastanza, io vi aspetto la prossima settimana, come sempre, su investire.biz al webinar del lunedì, delle ore 18. Buona giornata e buon trading a tutti.